Volpicelli crea Tonti Conserva, il Pineto conquista un altro punto prezioso nel suo cammino verso la salvezza. Finisce 1-1 all'Adriatico contro la corazzata Cesena. Un primo tempo di sofferenza per la squadra di Amaulo, che calcia solo una volta verso la porta romagnola con una punizione senza troppe pretese di Volpicelli. Poi il Cesena sale e cresce di tono, sfiorando il vantaggio al sesto con il tiro di Berti, parato con i piedi dal solito Tonti. La squadra di Toscano trova il meritato vantaggio con Corazza. Palla da destra in area, il bomber si gira e fulmina Tonti per il vantaggio. Sesto gol in campionato per l'attaccante bianconero. Il Pineto soffre ma tiene botta. Il Cesena non forza per cercare il raddoppio, un atteggiamento che verrà punito alla lunga dalla formazione teramana. Prima dell'intervallo espulso il DS di Giuseppe della panchina e infortunio per Ingrosso, che non rientrerà nel secondo tempo. Pronti via, dopo la pausa il Pineto trova il pareggio. Gambale fa una sponda intelligente a Volpicelli, che al limite dell'area piazza il solito colpo da biliardo dal limite dell'area con il suo sinistro. Il trequartista esulta mostrando alle telecamere una maglia dedicata a Schirone, compagno di squadra vittima di un grave infortunio al ginocchio, stagione finita per lui. I romagnoli si allungano e lasciano praterie al Pineto. Gambale ne approfitta e galoppa fino alla linea di fondo, servendo al centro Teraschi, ma il passaggio è troppo corto per l'esterno pescarese, anticipato da un difensore avversario. L'ultima parata al 93esimo sull'incornata di Carbo vale il punto, pesantissimo.